Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, benvenuti anche ad un nuovo video dedicato ai miei prodotti preferiti del mese, perché se Dio vuole ci siamo lasciati settembre alle spalle. Io dico se Dio vuole perché non so per voi, ma per me settembre è stato proprio un mese gran merdolato, non so come altro definirlo, un po' perché quest'anno il rientro dopo le ferie è stato più traumatico del solito, proprio una roba da semi-esaurimento nervoso, un po' perché questa meteorologia incerta ha contribuito ad accrescere la mia già altissima irritazione. Non so dalle vostre parti, ma qui da me, poco dopo il rientro, così senza preavviso, dalla mattina alla sera, mi è partito un freddo che sembrava di essere ai primi di novembre. Pioggia, umido, una roba che poco prima ero ancora in costume al mare a fare il bagno e poco dopo ero nell'armadio testa china a ravanare alla ricerca di un blazer, di un maglioncino, di un pantalone lungo, così anche un po' appunto senza preavviso. Poi quando mi ero già un po' fatta una ragione di questo freddo improvviso, è ritornata la caldazza a 30 gradi, che è grandissima gioia. Da una parte sì che gioia, perché non ero pronta davvero fino in fondo, ma dall'altra mi sono trovata un giorno a mezzogiorno vestita col blazer e i jeans a sudare come un vitello. Quindi vabbè, gran merdolato oppure no, comunque ce lo siamo lasciati alle spalle questo settembre, speriamo che ottobre sia un po' più clemente, ma in ogni caso ho comunque messo insieme delle cosette che in questo mese gran merdolato mi sono piaciute più di altre, che è anche un po' il format di questo video, e vado a parlarvene. Questo mese direi di cominciare dalla categoria dei trucchi, perché è quella un po' più ricca, perciò iniziamo con i trucchi. La categoria dei trucchi questo mese è un po' più consistente del solito, forse anche perché durante le vacanze mi sono truccata poco o niente. Ora che siamo ritornati al solito e triste tran tran, invece mi sto truccando tutti i giorni, quindi da una parte ho riscoperto delle cosette che possedevo già, dall'altra invece, voglio essere onesta, ho anche fatto dei nuovi acquisti che mi sono molto piaciuti. Direi di partire dai nuovi acquisti, perché è sempre così un po' più frizzantino partire con le novità. Il primo prodotto che vi propongo è un prodotto per le sopracciglia della Benefit, che è un po' diventato il brand di riferimento, per quel che mi riguarda, per tutto ciò che è sopracciglia. Sto parlando del Gimme Brow, dammi sopracciglia, per l'amor di Dio. Perché mi piace questo prodotto? Ma prima del perché mi piace, che cos'è? Un gel per sopracciglia, in questo packaging piccino picciò, con il suo applicatore, il suo applicatore di nuovo piccino picciò. Questo prodotto mi piace principalmente perché ha velocizzato quel che è il momento sopracciglia, un momento per me sempre abbastanza drammatico, perché quando si tratta di definire le sopracciglia finisco sempre con un sopracciglio in su, uno in giù, e ci metto il tempo infinito. Questo prodotto invece è facilissimo, velocissimo, e non pulisce il water. Facilissimo e velocissimo perché appunto, molto semplicemente, zac 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 zac, zac 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 zac, e le sopracciglia sono a posto. Non offre tantissima precisione, perché appunto è semplicemente un applicatore con un gel colorato, ma se cercate un modo veloce per avere delle sopracciglia rispettabili e accettabili in poco tempo, questa è la soluzione. Mi piace tantissimo perché il gel da una parte tiene in ordine le sopracciglia un po' più dispettose, ma al tempo stesso, essendo colorato, riempie anche le zone dove abbiamo appunto dei buchi o sono un po' più rade le nostre sopracciglia. Se poi volete invece delle sopracciglia perfette, potete semplicemente integrarlo dopo averle disegnate con una matita più precisa per andare un po' a riempire e infoltire. Comunque consigliatissimo, disponibile in diverse tonalità, io ho scelto la 4.5, che è questo marrone più vicino ai miei colori naturali, ovviamente. A seguire due prodotti di un brand che purtroppamente, ma anche un po' non mi stupisce, non è ancora disponibile in Italia, perché qui la roba arriva sempre 100 anni dopo. Sto parlando di Charlotte Tilbury, un brand inglese che peraltro porta il nome, sì, vabbè, oggi è un po' così, sappiatelo, porta il nome della sua fondatrice, per l'appunto Charlotte Tilbury, truccatrice inglese delle star, che già da anni ha un marchio specializzato in chiaramente make up, trucco, ma anche ultimamente cura della pelle.
Un brand che io conoscevo già, avevo già testato e acquistato dei prodotti anni addietro in Inghilterra, ma che a tutti gli effetti non era ancora disponibile in Italia, dove a tutt'oggi non lo è, ma nemmeno in Francia, che è per me il luogo più vicino nel quale fare acquisti fuori dall'Italia. Fino a settembre, quando, così, senza preavviso, entrando da Sephora Francia durante la mia ultima visita, mi sono trovata davanti tutta un'esposizione di prodotti di Charlotte Tilbury con sopra dei cartelli giganti con scritto Nouveauté, New, New, New. Ale, Nouveauté, Ale. Quelle robe lì io non so resistere. Infatti ci ho subito piantato dentro il muso e da una parte ho ritrovato prodotti che conoscevo già, ma ne ho anche scoperti alcuni che non avevo mai visto. E subito, mentre passo una moto, subito ho voluto provarne qualcuno. Ne ho comprati tre, due sono finiti dritti dritti in questo video, sul terzo ci sto ancora un po' ragionando. Il primo prodotto che mi ha conquistato praticamente al primo utilizzo è un correttore. Questo bellissimo signorino qui, Magic Away Liquid Concealer, un correttore liquido che in un certo senso mi ricorda un po' quello della Maybelline, l'Age Rewinder, non so se ve lo ricordate, perché proprio come l'Age Rewinder ha una spugnetta in cima, girando la parte in basso il correttore imbeve la spugnetta e poi semplicemente lo si stende. Mi piace tantissimo perché essendo liquido non è troppo pesante, il che è un grandissimo plus, soprattutto passata una certa età, perché siamo onesti, passati 40, a parte che è un lento, ma non parliamo di quello, ma iniziamo ad avere quelle odiose rughettine che se magnano il correttore, soprattutto quando è più corposo, e poi siamo inguardabili. Questo invece è molto molto leggero, non è super coprente, perché l'uno o l'altro non si può avere entrambi, ma lo trovo ideale soprattutto per questa zona del contorno occhi, che viene molto illuminata perché è leggero e molto illuminante, perfetto appunto per dare una botta di luce, e poi questo applicatore lo rende molto molto semplice anche da uniformare velocemente. Nota margine, i packaging della Tilbury sono sempre dei gioiellini, vogliate gradire la bellezza di questo correttore oro rosa che mi sembra un gioiellino di per sé. Secondo prodotto della Tilbury che vi propongo è un rossetto, e di nuovo vabbè, la bellezza di questo rossetto oro rosa leopardato. Cioè immaginate, quando l'ho visto, solo il packaging mi aveva già conquistata. Poi ho fatto uno swatch sulla mano e mi sono innamorata anche della formula di questo rossetto, che è un demi gloss, non so se si chiama effettivamente così, ha un nome che ho dimenticato chiaramente, ma si tratta di un rossetto che non è né matte né opaco appunto, né super glossy né super lucido, una via di mezzo. Mi piace alla follia per diverse ragioni, intanto ce l'ho su anche oggi, io ho scelto questa colorazione che si chiama Glowing Gen, Gen che illuminata, che splende, la splendente Gen, ecco, sempre traduzioni a caso. E mi piace tantissimo perché è molto molto comodo da indossare. Voi direte, un rossetto comodo da indossare? Eh sì, perché se nella vostra vita avete indossato e utilizzato almeno una volta un rossetto di quelli matte che lasciano le labbra secche, che sembri la mummia di Tutankhamon, saprete che un rossetto può essere molto molto scomodo. Questo invece è morbido e vellutato quasi come un balsamo labbra, sembra che idrati addirittura e ammorbidisca, e poi una volta su è come non avere niente, cioè non senti labbra che tirano, anzi l'esatto opposto. Mi piace tantissimo e ha questo finish né troppo intenso né troppo leggero, quindi non è né troppo pigmentato né troppo poco, è l'optimum. Piace, piace, piace tantissimo, tant'è che l'ho indossato spesso, il che è un chiaro indicatore del fatto che l'ho amato, perché io non metto il rossetto poi così spesso, questo l'ho messo anche in settimana. Vi dico subito, allora, non vi ho parlato di prezzi, ma quando si parla di Charlotte Tilbury siamo abbastanza nella gamma alta, medio alta ma tendente all'alto. Se volete saperne di più, comunque sul blog, come sempre ve lo ricordo, trovate i link a tutti i prodotti dei quali vi ho parlato e vi parlerò nel corso di questo video, in modo che possiate avere maggiori informazioni. Poi se volete li potete anche comprare, anche questi della Tilbury che non sono disponibili in Italia, vi ho messo il sito dove potete acquistarli online.
Il link al mio post dedicato è come sempre nella info box qui proprio sotto il video, cliccando su mostra altro oppure cliccando sulla i che è comparsa, si spera, sopra la mia testa. Bene, procediamo perché ho ancora due prodotti per la categoria dei trucchi da mostrarvi, quindi Daie, e sono le due riscoperte. Il primo, la prima riscoperta del mese di settembre, è un illuminante di Fenty Beauty, il Kilowatt, nella colorazione Mint Money Hustle Baby. Questi nomi mi fanno sempre sognare. Perché due nomi? Perché due colori. Uno un po' più delicato e tenue, che è questo, il Mint Money, e l'altro invece più pam, botta de luce, che è Hustle Baby. Si possono usare insieme, si possono usare separatamente, si possono usare anche come ombretti e sono una figata. Io infatti, adesso non si vedrà perché ho usato anche altri ombretti, ma ho usato questo illuminante in questa parte qua sotto l'arcata sopraccigliare, vabbè, al posto suo, mollalo, sul dorso del naso, e lo trovo un illuminante fighissimo. L'avevo un po' dimenticato, un po' abbandonato in un cantuccino, l'ho ritrovato e ne sono molto molto felice, e lo potete acquistare molto facilmente da Sephora. L'ultimo preferito, anche perché stiamo a parlare di trucchi ormai da 120 anni, è un mascara, di nuovo di un brand che purtroppo in Italia non c'è, Tarte. Si chiama questo mascara Lights Camera Lashes, intanto il packaging caruccio, molto caruccio, sembra di pelle, ma non lo è, almeno credo, in questo color violetto. Questa è la versione travel size, casomai ve lo steste chiedendo. Mi piace tantissimo, anche se non me lo aspettavo, perché ha questo applicatore che non è quello classico che io amo, è in fibre, non in plastica, però allunga e divide e definisce le sopracciglia, pur mantenendo un look molto molto naturale, e se avete guardato i miei ultimi video saprete che in questa fase della mia vita amo maggiormente i mascara che non sono eccessivi, ma che danno appunto un look naturale pur facendo la differenza. Ce l'ho su oggi, non vedrete una cippa come al solito, però molto molto consigliato se vi capita sotto mano. Anche questo in Francia lo si trova, in Inghilterra lo si trova, oppure lo si trova in America, che mi resta un po' più fuori mano. Bene, direi che adesso possiamo passare alla prossima categoria, perché sennò sto video come al solito non lo finiamo giammai. E la prossima categoria è quella dei... sono molto decisa, degli abiti. Via, degli abiti, dai. A differenza della categoria dei trucchi, che mi era bella ricca, la categoria degli abiti questo mese è decisamente scarna e con nessun nuovo acquisto. Incredibile, lo so, sconvolgente. Credo che dipenda un po' dal fatto che i mesi di transizione, e caratterizzati soprattutto da questa meteorologia bipolare, un po' mi confondono e inibiscono leggermente la mia propensione allo shopping compulsivo, che è comunque un'ottima notizia, diciamocelo. Ciononostante ho selezionato delle cosette che sono state le mie preferite di questo mese, che possedevo già, e nei casi in cui gli abiti che vi proporrò non sono più disponibili, tempi verbali a caso, comunque quello che voglio dire è che se qualcosa non è più disponibile in vendita perché ormai è passata la stagione nella quale l'ho comprato, ho cercato delle valide alternative. Ce la posso fare? Grossi dubbi. Iniziamo con il primo capo. Il primo capo è di H&M. Credo di averlo inserito nel mio haul estivo, ma a tutti gli effetti è un capo abbastanza transitional, di transizione. Questo abito chemisier di H&M, verde a righine, due cose che amo molto, il verde e le righine. Con il suo collettino, come tutti gli abiti chemisier, i suoi bottoncini, strettino, un po' più strettino in vita, leggero ma non troppo, pesante ma non troppo, appunto il perfetto abito transitional, di transizione. L'ho indossato parecchio a settembre perché poi è anche molto adatto a essere messo in ufficio, anche se come sapete io non sempre poi presto grande attenzione a quanto una cosa è adatta all'ufficio, a volte mi vesto anche un po' docoio. Il secondo capo è invece di Zara e di nuovo righine, a dimostrazione del fatto che le righine sono una mia grandissima passione. Camicia
ciccione oversize. Negli ultimi mesi, ma già a partire dall'inverno probabilmente, ho sviluppato una passione per i camicioni oversize perché li trovo comodissimi da mettere su jeans, da mettere sui tubini, insomma molto molto comodi. Questo è, come dicevo, di Zara, in questo colore grigino topo, bianco e grigino. L'ho acquistato quest'estate, infatti è molto leggero, però utilizzato appunto con sotto una maglia a maniche lunghe o comunque con sopra un blazer, è portabilissimo anche adesso che ci inoltriamo verso l'autunno, anzi che a tutti gli effetti siamo già in autunno purtroppamente. Morbidissimo, che è una delle robe che mi piace di più di questo camicione. Zara ne ha diversi oversize, io già nella stagione precedente ne avevo acquistati, ho visto che ne sono usciti altri, li trovo molto molto comodi e questo l'ho messo un botto quest'estate, ma anche sto continuando a metterlo in autunno. E poi ho due abiti del brand inglese Collective, che non so se ricordate, ve ne ho già parlato in altri video, è specializzato in capi dal ispirazione retro. Questi due sono capi che posseggo già da un bel po' di tempo, da qualche anno, ma che ho riscoperto perché appunto hanno il peso giusto per questa stagione. Uno è questo, nero, con questi adorabili ricami di rose rosse sul davanti, il suo collettino, ha la manica corta ma con un cardiganino corto sopra, comunque mettibilissimo in questa stagione, peraltro io questo a volte l'ho messo anche proprio in autunno inoltrato, e poi ha la gonna svasata, molto molto anni 50, e degli adorabili bottoncini a rosa, neri. Mi piace molto questo vestito, in generale i vestiti di questo genere di ispirazione retro trovo che quando sono in una fase in cui ho ripreso peso, come non so, sono mezza figura, ma sappiatelo, ho ripreso peso e trovo che mi stiano un po' meglio, e quindi sono tornata un po' alle mie origini nell'attesa di ritrovare la motivazione per riperdere il peso che ho acquistato. TV verità. Questo non è più disponibile esattamente come lo vedete, ma ne ho trovato uno praticamente identico senza il ricamo, che comunque la cosa figa di sti vestiti secondo me è più che altro la forma, soprattutto se avete un fisico come il mio, abbastanza importante, prorompente, ecco, mettiamola così. E il secondo è uno dei miei abiti preferiti di Collective in generale, è questo abito a quadri bianchi e neri con manica lunga, in questo caso collettino, di nuovo un po' lo stesso taglio dell'abito precedente, quindi svasato. Comodissimo, perfetto da mettere sia per andare a lavorare ma anche nel tempo libero. Questi abiti di Collective secondo me sono delle chicchette e vi consiglio sempre di andare a dare un'occhiata, se amate il genere, al sito di Collective, perché ha un buon rapporto qualità-prezzo e la qualità è maggiore rispetto ad altri siti simili. Ne cito uno, Lindy Pop, che ha delle robe molto carine ma la qualità è leggermente inferiore. Bene, questi erano i miei capi preferiti per il mese di settembre, adesso passiamo alla prossima categoria. Vi dico fin da subito che se stavate aspettando la categoria della cura della pelle, questo mese non c'è, perché non ho nessun prodotto da consigliarvi che non abbia già consigliato in passato, e quindi la skippiamo, tanto più che ho passato tre quarti d'ora a parlare di trucchi, quindi possiamo anche un po' stringere. Parliamo invece di capelli, quindi la prossima categoria è cura dei capelli. Vi parlo di cura dei capelli perché a settembre ho trovato un nuovo spray termoprotettivo di riferimento. Se mi seguite da un po' e se avete visto il mio ultimo video dei prodotti terminati, degli empties, forse ricorderete che vi ho parlato dello spray termoprotettivo della Tresemme, che per anni è stato un po' il mio riferimento. Purtroppo però non è più disponibile nel supermercato in Francia dove lo acquistavo, e anche su Amazon è un po' complicato reperirlo, quindi ho dovuto cercare una valida alternativa. Vi dico la verità, sono andata un po' così a casaccio, a scatola chiusa, e sempre nel supermercato in Francia l'ultima volta ho acquistato questo signorino qui di Tony & Guy, che è un brand di parrucchieri inglese, Lit Protection Mist. L'ho presa a scatola chiusa, devo dire che è stata una piacevolissima scoperta, tant'è che
molto probabilmente posso anche dirvi che mi piace più di quella della Tresemme, quindi vedete che a volte cambiare fa anche bene, bisognerebbe farlo un po' più spesso. Perché mi piace di più? Intanto perché non è uno spray, ma è una mist, una nebbiolina, quindi molto molto sottile, che non va a inumidire eccessivamente i capelli, se lo usate sui capelli asciutti, e molto molto leggera, quindi non li appesantisce assolutamente, ma comunque offre una buona protezione dal calore, essendo uno spray termoprotettivo. Ma la cosa più figa di tutte è che li lucida, che è un piacere, proprio lucidissimi, una roba che lo spray della Tresemme è proprio ciao, ciaone. Quindi evviva i cambiamenti, evviva Tony and Guy, e speriamo che stavolta non me lo tolgono dal commercio prima che io abbia avuto modo di utilizzarlo largamente. In ogni caso è disponibile in vendita anche su Amazon e come al solito trovate il link sul mio blog qua sotto o lì sopra. Bene, adesso passiamo alla prossima categoria, la penultima, la categoria delle scarpe. Le mie scarpe preferite di settembre sono delle scarpe che in realtà ho acquistato credo 2 anni fa, che vi mostro più che altro come esempio di tutta una categoria che è quella dei sabots. E cosa sono i sabots? Che c'è le sabots? Sono le scarpe senza la parte dietro, che nei mesi di transizione tra una stagione e l'altra secondo me sono molto molto indicate, perché da una parte sono chiuse e quindi adatte all'autunno, dall'altra però sono aperte e quindi hanno ancora un po' questo richiamo all'estate per tutti quelli che come me ancora non sono pronti ad abbracciare l'autunno proprio a piene mani, ecco, mettiamola così. Come vi dicevo, queste le ho acquistate 2 anni fa, quindi non sono più disponibili esattamente identiche, ma sul blog vi linko tutta la pagina dei sabots su ASOS, dove ce n'è veramente di ogni. Alcune mi piacciono moltissimo, tipo sono i classici mocassini davanti, ma poi in versione sabot. Questi però in particolar modo li amo perché hanno questi fiocconi davanti che li rendono un po' più frufru, e poi tra l'altro i fiocchi quest'anno mi sono molto molto di moda, così nota a margine. Ce ne sono anche di praticamente identiche, ma in versione chiusa, in versione mocassino, quindi fatevi un salto su ASOS se l'idea vi piace. Io così avevo voglia di consigliarvi per questo mese di transizione, questi mesi di transizione settembre-ottobre, dei sabots, perché danno anche un tocco un po' più frizzantino ai vostri look. E adesso arriviamo all'ultima categoria, che questo mese ritorna ad essere quella dei libri. E vai! Se mi seguite su Instagram e guardate le mie Insta Stories, ma soprattutto se mi avete seguita nel mese di agosto, saprete che ho letto questo libro qua, Un caso speciale per la ghostwriter, di Alice Basso. Avrei voluto inserirlo già nei preferiti di agosto, fondamentalmente mi sono dimenticata. E quindi recupero inserendolo nei preferiti di settembre. Allora, Alice Basso è una scrittrice che mi piace molto, ho letto anche i libri precedenti perché questo fa parte di una serie, deve essere il terzo o il quarto, adesso non vorrei sbagliare, tutti con la stessa protagonista, Vani Sarka, ghostwriter di professione. Un personaggio al quale io mi sono profondamente affezionata, e quindi non appena ho visto che era disponibile un nuovo romanzo con la stessa protagonista, zac, e l'ho letto in un soffio, perché questi libri della Basso sono scritti veramente con una grandissima ironia e vanno via veloci e lisci, senza intoppi, sono molto molto piacevoli e facili da leggere e anche abbastanza intriganti, perché la protagonista Vani Sarka viene sempre in qualche modo coinvolta in qualche mistero da risolvere. Il personaggio è fighissimo perché è un po' una via di mezzo tra la protagonista dei libri di Millennium, come si chiamava? Lisbeth Salander, quindi un po' così, un po' emo, un po' tutta vestita di nero, un po' con problemi relazionali con gli altri, ma al tempo stesso è anche un piccolo genio. La Salander era un genio per quel che riguarda il mondo del computer e dell'informatica, lei è un genio perché, essendo una ghostwriter, ha questa grandissima capacità di immedesimarsi negli altri e quasi leggere nella mente delle persone. Anche in questo caso
deve risolvere un mistero, la scomparsa del suo editore, sempre accompagnata dagli altri personaggi che la circondano fin dai primi libri, il commissario che è diventato anche il suo compagno, che è questo personaggio un po' alla Marlowe, molto molto interessante, la vicina adolescente, la vecchina, che insomma ci sono tutti dei personaggi che ritornano dai libri precedenti, e la storia in sé tiene attaccati alle pagine. Se cercate una lettura divertente, appassionante e veloce e facile di ampio respiro, io vi consiglio i libri di Alice Basso. Se non li avete ancora letti, partite ovviamente dai primi per arrivare fino all'ultimo, consigliatissimi. E giungiamo così alla fine di un altro video dedicato ai prodotti preferiti del mese, i preferiti di questo gran merdolato settembre che grazie al cielo ci siamo lasciati alle spalle. Poi magari voi avete avuto un settembre fighissimo, buon per voi. Io invece spero che questo neonato ottobre mi sia un po' più clemente, perché anche basta. In ogni caso, se i prodotti che vi ho consigliato in qualche modo vi sono piaciuti, vi hanno incuriosito, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo alla prossima, ciao!